partiamo dall'Associazione Musicale Etnea. Buongiorno a Biagio Guerrera, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, la 43esima stagione concertistica per l'Associazione Musicale Etnea. Partiamo un attimo dal sottotitolo che mi ha colpito, anche uno slogan, se vogliamo, versi, viaggi e memorie. I viaggi e le memorie sono degli artisti, i versi sono degli artisti, oppure lei, da amante del viaggio, magari ha messo del suo in questo sottotitolo? No, i viaggi e i versi sono presenti nei concerti e nei temi, anche le memorie ovviamente, quindi il sottotitolo risponde, diciamo, non a una suggestione, ma a qualche cosa che concretamente si può sperimentare nella stagione. Ed è molto molto ricca la stagione. Siamo già partiti con Giovanni Solli, ma un nome strategico, perché prende un bel po' una fetta molto 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 grande di spettatori. Giovanni Solli è un po' un esempio di quello che a noi piace fare, cioè una musica aperta, eclettica, che fa incrociare il passato con il presente, fa incrociare mondi diversi, suggestioni diverse. L'idea del viaggio non è solo legata all'idea che ci piace viaggiare in mondi diversi, ma anche che viviamo in un mondo in cui vorremmo che tutti potessimo viaggiare di più e più liberamente. E quindi quantomeno proviamo a farlo attraverso la cultura e la musica, e Giovanni Sollima è un grande rappresentante di questo modo di vedere le cose. Andiamo a Cuba, perché proprio domani la cantante, cantautrice, Daimé Arosena, se non sbaglio si pronuncia così, tra radici, tradizione, a proposito di quello che diceva, quindi il viaggio, ma anche la commistione, quindi tanta avanguardia in questa giovane cantante, comunque molto molto giovane. Sì, molto giovane, già molto quotata a livello internazionale, e Cuba è un altro splendido esempio di sintesi, un po' come le culture creole, no? Perché lì si mischia l'esperienza della Spagna, quella della cultura africana che è arrivata lì con gli schiavi, e la musica jazz, che comunque a Cuba ha attecchito in modo molto forte. Quindi ancora una volta una sintesi e un incrocio fra vari elementi, con una voce nuova, ma già, ripeto, molto affermata. Qualche altro nome che troveremo dopo questi due appuntamenti, così facciamo un excursus sulla stagione in generale? Ma a Volo d'Angelo, lo spettacolo che segue, è proprio un grandissimo viaggio. Quest'anno è l'anniversario del milione di Marco Polo, e noi lo presentiamo attraverso un vero e proprio viaggio musicale che sarà raccontato da David Riondino, un narratore d'eccezione, insieme all'ensemble Reverdì, che è un ensemble specializzato in musica antica, ma che in questo caso si è arricchito anche di alcuni elementi che suonano strumenti, diciamo, orientali, che si sposano con quello che poi è il racconto del milione. Poi veniamo ai versi veri e propri, con una delle più grandi poetesse oggi in attività in Italia, Mariangela Gualtieri, che è anche donna di teatro, lavora da sempre con la compagnia Valdoca. Siamo amici e da diversi anni vorrei portarla qui, si aspettava un progetto giusto, e questo riteniamo che sia il progetto giusto, e lei insieme a Stefano Battaglia, che è uno dei più bravi jazzisti, pianisti jazz oggi in attività in Italia, per questo Porpora concerto. Poi ovviamente non manca la musica classica, con dei solisti di altissimo livello. Abbiamo Latos Trio, che è uno dei tri più importanti oggi in attività. Abbiamo Roberto Prosseda insieme anche alla sua compagna nella vita, Alessandra Ammara, per un concerto per pianoforte. Suoneranno un po' singolarmente, un po' a quattro mani, da Brahms a Ravel è un po' il titolo. Un grande viaggiatore è Claudio Lugo, che è un caro amico ed è una persona veramente straordinaria. Lui è un sassofonista, compositore di musica contemporanea. Racconto un po' la sua vicenda perché mi sembra molto interessante. Lui, a un certo punto, arrivato credo ai 50, ha detto: vabbè, io sono un grande amante dei viaggi, voglio fare un'esperienza diversa e posso viaggiare fino a quando, diciamo, il mio fisico me lo consente di farlo in un certo modo, e quindi ha iniziato a organizzare una serie di trekking in luoghi estremi del pianeta, e poi suona con quello che incontra. Quello che incontra può significare una comunità aborigena, può significare una scimmia urlatrice nella foresta dell'Indonesia, può significare una faglia di ghiaccio che si rompe al largo della Groenlandia. Quindi è veramente un viaggio a tutto tondo, registrato in video ma anche con interventi sonori dal vivo. Fra l'altro, quando è venuto qui l'ultima volta, comunque viene spesso, un paio d'anni fa, siamo saliti insieme alla Schiena dell'Asino sull'Etna, e quel giorno l'Etna ha deciso, fortunatamente per tutti noi, di dare spettacolo, e quindi abbiamo anche questa piccola
video improvvisazione per suoni del vulcano e due sassofoni. Quindi nello spettacolo, oltre il sassofono evidentemente, c'erano anche delle immagini, quindi la proiezione di alcuni dei viaggi, alcune zone, quindi la Groenlandia, la Terra del Fuoco. Ci sarà contezza di questo? Sì, sì, sostanzialmente diciamo il concerto è più sbilanciato da questo punto di vista dalla parte del video, cioè c'è una traccia video che racconta di questi viaggi e lui che commenta e ci suona insieme. Quindi avremo modo di viaggiare con le immagini. E poi, vabbè, è un classico per noi fare un concerto di musica corale per Natale. Quest'anno abbiamo chiamato un coro femminile, le Actores Alidos, premiatissime, bravissime. E ci tenevo molto a portare questo spettacolo a Catania perché è veramente molto bello. E sarà anche l'esordio di un coro al femminile, questa volta siciliano, guidato da Matilde Politi e Simona Di Gregorio, che in questi giorni stanno avviando un laboratorio che si terrà proprio nella sede del Monastero dei Benedettini all'Università di Catania. Un laboratorio, scusi Biagio, aperto al pubblico, ci si può iscrivere, così diamo anche le coordinate? Assolutamente, un laboratorio gratuito rivolto ad amatori che vogliono iscriversi e seguire questo corso, a brevissimo anche attraverso il nostro sito, le pagine Facebook che vi invito sempre a visitare, potrete avere notizia di, insomma, delle giornate in cui sarà possibile seguire questo corso. Poi andando molto avanti, perché ovviamente gli appuntamenti sono tanti, consultabili su ame.ct.it, l'occhio mi cade sull'appuntamento del 24 gennaio con la Pesce. Quindi da una parte il classico in un certo senso, però poi c'è l'avanguardia e la musica anche indie, perché con la Pesce che ormai si è affermato da 4-5 anni è comunque un personaggio di nicchia, ma che nel cartellone dell'Associazione Musicale Etnea sembra un po' strano trovarlo. Magari come mai questa scelta? No, diciamo, noi ci apriamo anche a mondi musicali molto disparati, purché ci sia la qualità dietro. Questo è un appuntamento fuori abbonamento, però ci fa piacere inserirlo nel quadro della nostra stagione, perché Lorenzo è un musicista estremamente intelligente, che ha grande gusto, grande cultura musicale. L'ho conosciuto personalmente nell'esperienza bella che ho fatto quest'estate del lavoro su Don Giovanni Grasso, a cui ho lavorato come drammaturgo di scena insieme a Marcello Cappelli e Lucia Sardo, e quindi ho avuto modo anche di apprezzare il suo lavoro fuori dalla dimensione strettamente, diciamo, della forma canzone. Comunque forma canzone che lui tratta molto bene, quindi siamo contenti di averlo nella nostra stagione, insomma. Prima di fare una piccola pausa, volevo ritornare a Marco Polo, quindi nell'anniversario del milione, lo diceva lei poco fa, viaggio musicale sulle orme di Marco Polo, quindi l'incontro tra la musica medievale, la narrazione, lo storytelling, se vogliamo, che oggi si usa molto. È pronta Catania a questo tipo di commissione, di unione, a questa innovazione magari, cioè la musica medievale e la narrazione? Ma io credo che proprio questa dimensione del racconto aiuti molto la fruizione di una musica che di per sé, devo dire, anche molto fruibile, però nella percezione comune magari può essere vista come una cosa un po' strana. Sì, volevo segnalare a volo d'uccello qualche altro appuntamento, in particolare il violinista russo Dmitry Sinkovsky, e poi sicuramente la chiusura con Trilo Gurto, il grandissimo percussionista indiano, Quartetto d'archi e special guest Enrico Rava alla tromba. Noi cerchiamo un ascoltatore curioso che sia aperto ad ascoltare viaggi sonori che vanno, come dicevamo, dalla musica antica fino ai suoni più contemporanei di Colapesce. È qualcosa di teatro, perché effettivamente oltre alla Gualtieri riprendiamo questo spettacolo di Gaspare Balsamo che abbiamo prodotto 2 anni fa, dove sono anche coinvolto in prima persona insieme a Puccio Castrogiovanni, Giancarlo Parisi e Luca Recupero, e che è un conto in musica, quindi c'è questa matrice teatrale che ritorna. E questo è molto molto curioso, perché non solo la direzione, ma la vedremo anche sulla scena, ecco. E poi chiudiamo, veramente una battuta: lei è stato a Taipei, lo dicevamo in apertura, qualche tempo fa, qualche settimana fa, e cosa ha trovato dal punto di vista musicale, se ha avuto il tempo, o meglio, c'è andato per questioni musicali o sono personali? Andato per questioni musicali, ho avuto la fortuna di avere un invito e siamo andati lì a vedere un grande gruppo di percussioni, perché lì c'è una tradizione di percussioni notevole. Abbiamo visitato anche delle fabbriche di percussioni, incontrato un altro gruppo straordinario sempre di artisti e percussionisti. Insomma, contiamo di portare
dei gruppi da Taipei nei prossimi anni e ne vedrete, sentirete delle belle. Porti, allora, ame.ct.it per avere tutte le informazioni sulla stagione concertistica di quest'anno, ovviamente la pagina Facebook, devo dire in modo molto molto preciso e puntuale. Grazie mille Biagio Guerrera, come sempre, e in bocca al lupo. Grazie, crepi.